Beh, ti promette bene. Andiamo a vedere, va. Allora, tecnicamente questo video avrei anche potuto evitare di farlo, ma avevo un po' di tempo e ho detto va, adesso esco a prendermi il temporale, perché qui da me sta facendo dei disastri il pomeriggio. Infatti faccio un giro velocissimo, perché quando inizia a buttare giù, cioè spostatevi proprio, perché arrivano palle da baseball in testa, davvero sono devastanti. Infatti è uscito, mi sono messo proprio solo il completo iperleggero con lo smanicato, tutto super traforato, poco protetto, ma l'intenzione è quella di andare molto 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 tranquillo con questi mezz'oretta, un'oretta di tempo libero che mi sono ricavato, giusto per iniziare a parlarvi di questo aggeggio qua davanti. Così ho fatto un po' di test su questo pseudo navigatore, diciamo, perché un vero e proprio navigatore non è, in realtà è uno smartphone di quelli rugged, quindi super resistenti, pioggia, polvere, certificato IP68, cadute da oltre un metro e mezzo, eccetera, quindi di quelli carro armato, ecco. Preferito a un Garmin o un TomTom da 600 euro, perché boh, mi sembra un po' esagerato spendere quella cifra lì. Questo è stato un buon compromesso, per il momento funziona bene, l'ho già testato nel viaggio che avete visto della Val d'Orcia, ce l'avevo già su. L'unica pecca è che usando l'app Sigic per navigare, abbastanza volentieri diciamo che perde il segnale. Non so come mai, cioè quando vai a finire in mezzo alle gallerie, soprattutto in autostrada che fai gallerie, esci, sei in mezzo alle montagne, ok, si disconnette, perde il segnale. Vabbè, questo è una pecca, però per il resto funziona bene, io lo uso senza SIM, proprio solo da navigatore e da base per magari qualche foto, qualche video. Adesso volevo anche provare a usarlo come camera frontale, per vedere qualche ripresa che viene fuori, magari se riesco metto la che adesso lo sto guardando, ma l'effetto che volevo non è proprio quello, perché è abbastanza vicino, non so se riuscite a vederlo dalla camera, però se riuscissi ad andare su video. Ok, adesso l'ha preso, proviamo a farne un pezzo, vediamo un po' cosa viene fuori. Intanto Ironhide che lancia i petardi. Ok, adesso sta registrando. Di qua il meteo sembra leggermente migliore. Sembra. Fresco è fresco, che non si può dire che faccia caldo oggi. Ieri è di nuovo grandinato, palle da bowling. E temperatura adesso 25 gradi, però molto fresco. Non abbiamo il... c'è qua lì, così ce l'abbiamo pure sincronizzato. Non abbiamo la... sole che batte, però va bene, oddio, cioè si sta bene. Qua intanto le villone dei ricchi. Diciamo che l'inquadratura frontale, avessi avuto una GoPro col grandangolo era una cosa più figa, sicuro. Però adesso giriamo giù di qua, scendiamo, e non voglio andare in langa perché diventa troppo lunga la cosa.
troppo caotica, anche se oggi non penso ci sia tantissima gente. Comunque, moto che salivano le ho sentite, quindi ce n'erano di sicuro. Mi giriamo giù verso la Langa un po' più borghese, Grinzane, Cavour, eccetera. Comunque, tornando al discorso di questo signore qui davanti in questione, è un Blackview BV5500, trovato su Amazon a scontato una settantina d'euro, qualcosa di più, 80-90 euro, spedito da Amazon, quindi arriva tranquillamente a casa senza problemi. Adesso stacchiamo il video con questo pseudo programmino che serve per leggere anche i roadbook per quelli che vanno fuori strada, e l'ho personalizzato con lo sfondo della Ducati, l'ho scritto multistrada, diciamo l'ho fatto io. È solo semplicemente un'applicazione che vi fa vedere quando siete collegati ai satelliti, e potete caricare 4-5 applicazioni di scorta, no? Cioè di scorciatoie più veloci. Io ho caricato Osmand, che è l'applicazione che uso solamente non per navigare, ma per quando mi faccio delle tracce nelle gite di giornata, se siamo in 3 o 4 in compagnia a uscire per andare magari, non so, in montagna o qualche percorso che non abbiamo mai fatto, o tipo anche quando abbiamo fatto l'evento con Silvano, diciamo che c'aveva una traccia caricata che mi ero fatto che non aveva passato lui, quindi seguivamo quella e tutto il gruppo, diciamo, ci è venuto dietro, non si è persa, anche se dovevano seguire Silvano, non dovevano seguire me. Comunque sia, il video ve lo lascio in alto a destra, magari lo vedete, gli date un'occhiata, vi rendete conto. Poi, come dicevo, ho caricato Sigic, che quello è proprio come navigatore. La cosa bella di Sigic è quando l'ho scaricato c'era la licenza in promozione a 5-6 euro, quindi l'ho presa subito, pagata, quindi ho proprio la licenza ufficiale. Ho tutta Europa praticamente, gratuita perennemente, solo da aggiornare in caso ci siano gli aggiornamenti. Comunque sia, 5-6 euro mi sembrava una buona opportunità di prenderlo come navigatore, ed effettivamente finché tiene il segnale funziona molto bene, molto chiaro. Poi comunque anche il Blackview ha uno schermo di 5.5, è abbastanza largo, vi fa vedere bene tutto, le animazioni di quando bisogna uscire, tipo autostrada, rotatorie, eccetera. Ha questa pecca che ogni tanto perde il segnale, ma vabbè, tant'è, si incanta, uno esce e poi rientra e va bene. E poi ci ho messo la fotocamera come scorciatoia, quindi fotocamera frontale, che però, come avete potuto vedere dai video, non ha avuto l'effetto che speravo come con la GoPro, nel senso che con la GoPro si ha il grand'angolo, quindi hai un effetto migliore, ti prende forse dal basso, riesci meglio a inquadrare, fare quello che volevo fare. E mi sono spiegato come i cani, però vabbè, questa qui è un po' così. E quindi adesso testarlo, dicevo, l'ho già testato, adesso farò ancora delle prove perché vorrei provarlo. Ho già preso anche un po' di pioggia in effetti, con questo qua, mentre navigavo in quel viaggio in Toscana che vi dicevo, nella Val d'Orcia. Ho preso un po' d'acqua, poca roba, e non si è neanche bagnato, quindi vorrei provare a testarlo, magari portandolo la prima volta che vado a lavare la moto, magari gli do una spruzzata con la lancia da lontano, senza esagerare, perché comunque quelle sono alte pressioni e è un casino poi. Quindi fare quel test lì. Ecco, questa applicazione, appunto, come dicevo, vi segna anche la velocità, è proprio una cosa
proprio studiata per quelle moto che fanno fuori strada, quindi senza cruscotto, ecco, quindi non avete velocità, non avete niente, qua adesso segna un satellite qua, poi questo qua sotto deve essere quei satelliti che si chiamano GLONASS, perché questo c'ha anche il la ricezione ai satelliti GLONASS, quindi è abbastanza, cioè più preciso di un GPS normale. Anche quella è stata una scelta. Qua sotto avete mille opzioni, ma poi quando farò magari la recensione completa e ne parlerò più approfonditamente anche dell'applicazione che uso e anche del supporto su cui l'ho montato, che è fatto apposta per la multistrada da un ragazzo che saluto, che si chiama Filippo, non so se guarda questo video. Intanto piove, come dicevo. Bene, quindi detto ciò, io vi saluto. Questo era un breve video illustrativo di quello che poi vorrò fare con questo navigatore nuovo, quindi il mio sistema di navigazione. Magari prima o poi lo farò ben fatto, nel mentre mi godo ancora un po' il fresco. E detto questo, io posso dirvi che in descrizione, come sempre, trovate tutte le attrezzature che uso, se vi interessano, moto, tutto quanto, abbigliamenti, GoPro, eccetera. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, se volete commentare mi fa piacere, io rispondo a tutti. Quindi da questo breve video è tutto, ci vediamo alla prossima, saluto!